Ragazzi, bentornati in un nuovissimo episodio super carichi di Bob Playtime capitolo 2. Allora, voglio partire subito con delle scuse. Voglio partire con delle piccole scuse per quanto riguarda l'episodio precedente. Voi giustamente vi starete chiedendo perché fai questa cosa così strana. Semplice, perché nello scorso episodio probabilmente mi avrete visto che ero completamente cotto. E quando dico cotto, stavo per svenire. E ho voluto registrare lo stesso video, ma non potevo immaginare di avere 38 e mezzo di febbre. Già, sono passati quasi 10 giorni dall'ultimo video, perché mi sono preso anch'io un'influenza. Mancavo soltanto io da prendermi questa influenza con febbre e raffreddore, che dovete fare? Speravo di resistere sinceramente, infatti il primo video, quindi il penultimo video, l'avevo registrato bene, ma in quello dell'altra volta, contro quel caterpillar maledetto, io stavo cotto. Infatti se mi avete visto morente, perché poco dopo aver finito di registrare il video mi sono venuto la febbre, c'avevo 38 e mezzo. Non avevo medicine qui, perché giustamente non ci avevo mai pensato a prendermi almeno una tachipirina, quindi ero proprio tendente allo svenimento l'altro episodio. Infatti ero spento, mi sono scordato di un sacco di cose. Infatti mi sono dimenticato di leggere i fogli, volevo dire i discorsi e me li sono dimenticati. Ci ho messo mezz'ora a fare il livello del caterpillar, che non è che è tanto difficile, però ero completamente cotto. Volevo registrare altro, ma non gliela facevo, quindi vi chiedo scusa se nell'ultimo episodio ero veramente morente. Però purtroppo stavo veramente male. Ringraziando il godo, sono guarito, nonostante, ripeto, sono stato più di 10 giorni a casa. Finalmente, naso aperto, polmoni pieni di godo e voglia di tornare a registrare. Quindi, mi sono fatto un fogliettino in questa settimana. Ho scritto delle cose che volevo dire nell'episodio precedente, ma mi sono scordato. Allora, lo so ragazzi, sarà un'introduzione poco più lunga, però partiremo subito carichi. Allora, prima cosa, dobbiamo leggere i fogli, che abbiamo recuperato, se non sbaglio, due fogli da quella specie di studio che stava sopra la stanza del gioco numero 3 col caterpillar. Quindi dobbiamo leggere i fogli. E soprattutto volevo fare questo discorso che l'altra volta mi ero dimenticato. Se non sbaglio, e ci dovrebbe essere il pezzetto del video dell'altra volta, poco prima di iniziare il terzo gioco, quando Mammy ci introduce appunto al gioco, lei fa tutto un discorso dove lei dice questa cosa che mi sono appuntato proprio. Dice: i bambini mi chiamavano Mammy proprio perché ero l'unica cosa che somigliava a una mamma per loro. Quando l'ho sentito ho detto ok, però ripensandoci è abbastanza una frase importante che entra sempre nella lore di questo gioco, perché Mammy Long Legs è stata pensata quindi come un giocattolo, ok, tutto quello. Però questa Mammy Long Legs si comportava quasi come mamma nei confronti di questi orfani, proprio perché era una figura materna per loro, era la cosa più simile a una mamma per loro. E quindi io mi chiedo, i giocattoli con i bambini erano buoni? Siamo noi visti come invasori. Ora, ripeto, ci sono un sacco di puntini che devo ancora collegare, però va bene così, è bello della blind, è bello di tutto. Però questa cosa la volevo dire, che appunto è una conferma sul fatto che Mammy era vista bene dai bambini. Infatti in quel disegno che si vede prima di entrare nella Game Station c'è Mammy che gioca con i bambini. E la seconda cosa è il fatto che Mammy è rimasta male, il fatto che quando i bambini sono spariti lei è rimasta sola, e questa cosa l'ha fatta arrabbiare. Non sappiamo perché i bambini siano spariti, non sappiamo che è successo, però di fatto Mammy è completamente andata in rage, quindi è impazzita anche per il fatto che ha perso la cosa a cui teneva di più, che erano i bambini. Bene, queste due cose le volevo dire perché mi sentivo in colpa nell'averle dette nello scorso episodio. Benissimo, direi di partire. Non so se questo sarà l'ultimo episodio di Poppy Playtime in capitolo 2. Ovviamente devo fare l'episodio extra perché ci mancano un bel po' di trofei. Stavo per premere New Game, sarebbe stato esilarante. Allora, Load Game, ok, direi di partire. Carichi ragazzi, spero che l'audio si senta bene, tutto quanto, alziamo un po'. Ah, è vero, eravamo qui. Cioè, era il terzo gioco, aveva la struttura di farci morire, perché, vi ricordate, siamo arrivati alla fine della strada ed era tutto distrutto. Noi abbiamo di fatto barato, perché noi siamo scappati da una finestra. E lei ci aveva detto chiaramente che se noi baravamo ci ammazzava. Poi abbiamo trovato dei fogli che adesso leggeremo, poi mi pare siamo caduti in un buco. Abbiamo fatto slalom tra gli ostacoli e siamo finiti qui, in questo luogo macabro. Ok, quindi siamo in questa stanza stranissima, però prima di tutto leggiamo i foglietti. Allora, questo è il codice parte 1. Questo è il codice parte 2. E vedi, non abbiamo il codice parte 3, perché noi abbiamo barato del terzo gioco, non abbiamo vinto. Questo è l'esperimento del topo, molto sus, che ti spiega questa cosa degli esperimenti, quindi probabilmente sti ragazzini facevano una brutta fine. E c'è questa cosa del Poppy Flower. Eccoli qua. Oh, test, cioè, quindi è il foglio di un esperimento. Assegna toy Candy Cat. Ah, vedete, quindi ogni orfano era assegnato appunto a un giocattolo. In questo caso a lei piaceva Candy Cat. Vabbè, ha preso 3 punti su Musical Memory, 3 punti su... Ah, vedete, stavano su Kappa Luwagi.
e un punto sulla stava. Quindi ok, perfetto. Ok, dice che è brava ma non si applica praticamente, però ha fatto numerosi errori con i colori, insomma deve fare più pratica per migliorare, va bene. Poi per quanto riguarda i Waggy, ha avuto problemi con il grappa a acchiappare i Waggy, non ha messo abbastanza attenzione nel muoversi quando la musica finiva. Tra l'altro è finita la musica nel gioco, questa cosa mi inquieta abbastanza. Pure lui Candy Cat, ammazza, andava forte sto Candy Cat. Allora, questo a Musical Memory ha preso 4, quindi quasi molto meglio. È molto accurato e veloce, ha fatto pochi errori. Poi Waka Waka ha preso 3. Potrebbe migliorare anche in questa competizione, ma c'è qualcosa che lo distrae. Makayla deve essere il nome dello scienziato che è il supervisore di questi bambini. Quindi questa era Matteo Lata e questa Sara. Ah, un altro foglio. Transfer request. Transfer esperimento 1222. Mamilo. Oh, Maria Payne. Abilità. Mamilong Legs ha un'unica abilità to stretch, quindi si può allungare molte volte. Questo include le dita, le braccia, i capelli, insomma tutto il corpo. È molto ostile nei confronti dello staff, quindi penso siano gli scienziati. Insomma, come una mamma calorosa nei confronti degli esperimenti. Non li chiama orfani, li chiama esperimenti, va bene. Problemi. La sua ostilità sta diventando problematica velocemente. C'è una soluzione per metterla, insomma, tranquilla. Forse questa è una proposta per farla tranquillizzare. Sarebbe perfetta nella Game Station con i bambini. Infatti, in quel disegno c'era Mami Long Legs lì con i bambini. Si comporta in maniera calorosa come una mamma dovrebbe, ok. Questo affetto nei confronti dei bambini è difficile che si comporti in maniera, diciamo, cattiva nei loro confronti. Le condizioni possono cambiare, ok. Questa cosa mi fa pensare che quella persona, in questo caso quei due orfani, in questo caso questa Maria Payne, siano collegati al giocattolo. Quindi sono diventate il giocattolo, quindi mi state dicendo che due bambini sono diventate due Candy Cat e Maria Payne è diventata Mami Long Legs, come non si sa. Forse ammazzano le persone, le resuscitano con i Poppy Flower tipo il topo e poi le mettono nei giocattoli, quindi questa Maria Payne è Mami Long Legs, ok? Ma poi che è questo posto? Water Train, trattamento dell'acqua, e che ci fa un posto del genere qui? Baia 1, baia 2. Nessuno se ne va senza un giocattolo. Non è la frase che c'era nel capitolo 1. Dobbiamo trovare un giocattolo da mettere lì. Ok. Comunque, ragazzi, volevo ringraziare per il supporto nei video di Popular Time, perché stanno andando veramente bene. Sono aumentate le visual sul capitolo 1. I video del capitolo 2 stanno andando bene e sono felice che anche i video classici come 4 chiacchiere in padella e gli special hanno aumentato le visualizzazioni, quindi vi ringrazio. Finito Popular Time, continueranno i gameplay, ci sarà la serie su Elden Ring, soprattutto per quei ragazzi che mi hanno chiesto, ma i 4 chiacchiere in padella? Ragazzi, io vi dico solo che io la settimana scorsa dovevo venire a registrare un video su a tema wrestling, perché volevo fare un video prima della Royal Rumble, dove vi parlavo di quello che è successo in New Japan, dove c'è Dolph Ziggler che è arrivato in New Japan Pro Wrestling, quello che è successo in TNA, tutti i primi episodi di Raw e SmackDown. Ovviamente stavo male, non ho potuto fare niente, quindi il prossimo episodio di 4 chiacchiere in padella probabilmente sarà quello sulla Royal Rumble. E per quanto riguarda gli special, da oggi dovrei iniziare a registrare la prima parte del famoso finale, parte 1, quindi succederanno cose belle. Cos'è? Una fabbrica di Banzo Bunny? Buzz Bee, ed è un gatto ape, quindi sentiamo un po'. To be or not to be? That is the question. Penso sia la frase più incredibile, più assurda e più epica di tutto Pop Priorità in capitolo 2. To be or not to be? Ma lei è un'ape. Vabbè, avete capito. Not to be, vabbè. Ok, complimenti. You and I were meant to be. Ha rifatto una battuta con B. Io e te siamo destinati ad essere amici, probabilmente. To be anche qui. Don't make me sting you! I'll do it! You need to get out of here. Just kidding! Go have fun! Ok, ha detto dobbiamo scappare da qui e poi ha detto no, scherzavo. Ok, questa cosa è veramente sus. E come al solito sono corrotti. Allora, lì c'è scritto dobbiamo mettere un giocattolo, quindi dobbiamo prendere un Banzo Bunny al volo. Non so. Dobbiamo prenderlo al volo? No. Allora, dobbiamo prendere un Banzo Bunny in qualche modo. Però come? Ok, un Mega Ribba. Ok, vediamo se cambiando il percorso. No, allora così. Ok, lo abbiamo fatto girare. Giallo, allora lo rigiriamo. Quindi adesso lui va su. Ah, perfetto, abbiamo vinto. Ora dovrebbe caderci proprio in testa. No? Ah, girano lì. Ah, dovrei. E come lo premo quel pulsante lassù?
Allora, c'è qualcosa che mi manca. Ah, ma possiamo salire! Guarda, ve lo dico in diretta. È almeno un quarto d'ora, perché io stavo cercando di capire l'enigma per prendere uno di questi cosi. Io pensavo che premevi i pulsanti e cambiavi la direzione dei banzobani, no? Giustamente io avevo premuto questi, ma lasciandolo poi, non succedeva niente. Se lo tenevi premuto, il carrello magicamente sale e scende. Vuoi vedere che adesso risolveremo istantaneamente l'enigma? E guarda! Barry! Ah, Barry, sì, il carretto dell'episodio scorso o prima ancora, me lo ricordo. Ok, Barry. Sì, Barry, il carretto con i giocattoli dentro. Ecco come si fa. Oh, sicuramente me ne cadrà uno addosso. Vabbè, non ho parole, guarda, non ho veramente parole, ragazzi. Abbiamo vinto, quindi abbiamo il coniglietto, quindi possiamo andare, vai. Ok. Quindi vedete, ragazzi, non era difficile, sono io che sono cotto. Vorrei guardare le montagne di Banzubani. Bellissimo. Bene, abbiamo preso pure un item sus. Ora, l'unica cosa che non sono ancora riuscito a prendere è quella... Se vi state chiedendo perché non l'avevi presa prima, è che mi era venuta l'idea che dovevo avvicinarmi perché non arrivava questa manina. Arriva a 350 metri. Va bene. Avevo detto che ero più sveglio nell'episodio di oggi, ma vedo che l'influenza mi continua a rimanere. Vabbè, sentiamo la VHS verde. Un'altra VHS verde. Some little things most people don't even think about. Like, take names for example. Especially when you realize this. You take the E sound, slap it on the end of a name, boom, you're making bank. Huggy, mommy. Carina questa. Way back with Poppy. I guess I kind of... Oh, blue. Blue is huge, I'm telling you. What's your favorite color? Blue? I bet it's blue, right? It's blue? It's green. Okay, well, you're a special case. Most people would say blue. But seriously, marketing is not as easy as you think. I make it look easy. If there's anything Playtime Co. should be known for, it's not toys. It's marketing. Era un discorso di marketing, è molto interessante. Ok. Eccoci qua. Metti un giocattolo. Vai. Banzobani. A me preoccupa tantissimo il fatto che la musica sia completamente sparita. E mo qual è la strada giusta? Ok, forse non è questa la strada giusta. Però qui c'è della roba, sus. Allora, c'è il cartello di Boogie Bot, che è originale. Ha detto se sono un vero bambino. No, sei un robot. The robot crossed the road. He was programmed to do it. Dance with me. Ma balla con noi. The button hurts me. Cioè, questi cartoni credo servono a farti capire la personalità dei personaggi, quindi Boogie Bot è particolare. Allora, qui cassetta rossa, attenzione, VHS rossa, che ovviamente non abbiamo trovato. Dovrò farmi una lista, ci mancano 3 trofei e minimo 2 VHS ce le siamo perse. Si può andare. Remember, be safe while using your grab pack. Ok, ricordi di essere prudente quando usi il grab pack. Tra l'altro qui c'è la manina rossa, diamogli 5, da solo. Ok, qui serve il potere della manina verde. Ok. Oh, nose. Sento odore di enigmi. Che diavolo è questa creatura? Ve lo dico, questo probabilmente sarà l'episodio più lungo in assoluto da quando ho iniziato a registrare proprio Playtime, perché... non devo... Allora, dobbiamo aprire questa porta, perché dobbiamo creare un passaggio tra qui e qui. Questo l'ho capito. Questo coso non si apre. Questo funziona. Ah, questo funziona! Ok, allora posso fare questo. Questo. Dove però. Dove l'appiccico però? E mo? Oh, oh, cassetta rossa! Big Spider! Ah, ok, Big Spider. Ok. Dobbiamo prendere quella. Ah. E mo? E mo? No! No! Cavolo. Eccolo qua. Oh, no, ti prego. Oh, questo volevo fare prima, ragazzi. Non morire come uno stoccafisso. Ah, poi si richiude però. Vabbè, intanto sentiamo la cassetta. Ok. Ok, ma no. Following is a pre-recorded announcement to address the many complaints regarding an alleged
very, very big spider crawling around in the facility. The Playtime Corporation wants me to remind you all that spiders that big do not exist, and that if they did, quote, we would already be dead anyways, end quote. Regardless, you can all rest assured the company is sending some specialists down here to have a look around and relieve the constant whining. Complaining seems to be everyone's primary contribution to this company. Wow. Spider, you are all safe. Please, please, carry on with your jobs. È un tizio che diceva che la gente è preoccupata per un grosso ragno, e probabilmente c'era la mano di Mommy Long Legs. Quindi Mommy Long Legs è andata in rage e lui giustamente dice: non esiste agli altri per non far spaventare un ragno pericoloso che può farvi male. Abbiamo mandato degli specialisti a controllare. Quindi Mommy Long Legs, abbiamo la conferma che di fatto era pericolosa con i grossi, ma con i bambini no. Ah, ok. Dobbiamo rifare di nuovo tutto e collegare a sto giro questa a questa. E adesso però, questo io volevo fare, ma quindi che si è aperta questa, mo? No, si è aperta una porta, ma non è questa. E qual è? Quella è per tornare indietro. Boo. Ragazzi, mi dispiace di aver dato un episodio veramente così noioso. Io speravo che succedesse qualcosa. E dove diavolo siamo finiti, scusa? Siamo caduti di sotto. Ragazzi, mi sono cagato sotto, è inutile che ve lo dico. Ok, mo. Oddio! I asked you to play fair and you cheated. Via, 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 via! Oh, buona! Via, 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 apri, apri! Oh! Ma siamo matti? Come for? Oh, no, 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 no! No, 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 no! Dove vado? Oh, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Mi sono cagato sotto malissimo! Ma no, ma c'ho sta matta che mi corre appresso, no, eh? E dove vado? Ha detto che abbiamo barato, quindi avevo detto bene inizio episodio, abbiamo barato. Ci vuole ammazzare, nel senso che ci voglia fare malissimo, ci vuole veramente trucidare, probabilmente. E ha detto, visto che hai barato, giochiamo un ultimo gioco che si chiama Hide and Seek, quindi cerca e trova. Insomma, nascondino praticamente. Cioè, quindi mo c'ho sta matta in giro? No, ma vuoi che anzi, ma è peggio di Agiwagi. Ma quindi io me la posso ritrovare dappertutto? No, dai, voglio no. E io veramente il terrore... Non posso lasciarvi con quest'ansia, più che altro perché non so quanto manca. Siamo al finale, manca ancora un'altra zona, boh, io non so niente. Tenere le parti lontano da... Vabbè, chi è che mette la mano là dentro? Dai, così è veramente pesante. Ma me la ritrovo dappertutto io questa. Ah, ma deve entrare sto buco. È terribile perché paradossalmente è meno spaventoso Aghi. È pure di gomma, no, mannaggia, miseria. Andiamo avanti. No, dai, dai, no, dai. No, no. Poi è andata in Berserk come la sono immaginata io, cioè tutti... È impazzita, c'ha le pupille dilatate. Una matta. Madonna. Oh, guarda. Ecco fatto, siamo finiti dove stavamo quaghi quaghi. Oh, oh! Che è quello? Oh, oh! Trofeo di Mommy Long Legs. Bene, quella è la fine nostra. Ovviamente non funziona. Ora com'è dolce e kawaii? Ma perché con noi non lo sei, Gioia? Qui c'è una porta? Bay 2, ok. Ci sono dei colori? Ah, devo salire. Ragazzi, mi fa un jumpscare qui, tiro il mouse sullo schermo. Verde, giallo,
rosso, blu, verde, giallo. Quindi rosso, blu, verde, giallo. Oddio! Come ho fatto a fare un prevente così? Ve lo immaginavo? No! Mamma mia, vai su, su, mia, mamma mia! Madonna! Voi siete matti! Sembra un totano! E che c'ho coraggio di scendere? Io non scendo, ragazzi, io rimango qua. Finiamo l'episodio qua. In mezzo ai film. Quindi quando ho visto quel ciuffetto rosa, un frame, via, proprio alla velocità della luce, ragazzi, saremmo morti male, eh. Ma andata via? Ma quindi lei ci sta cercando per farci fuori? Oh! Ah, ma lascia la ragnatela! Ma lei è proprio un ragno, vedi, chiudi sta porta. Chiudi sta porta. Vediamo un attimo il giocattolo, eh. Abbiamo trovato Barry, va bene, Barry che era il carretto, ragazzi, di quando abbiamo incontrato Kissy Missy. Abbiamo trovato Mommy Long Legs, ce ne mancano due, annaggia, vabbè, prenderli tutti in una run era impossibile. Scusami, che posto è questo? Mommy dice, state attenti col fuoco, cos'è, è un indizio questo? Ah, c'è un forno? Oh. Ragazzi, state pensando quello che penso io? Ci sta indicando che forse dobbiamo buttarla nel fuoco, non lo so. Ok, fare in modo che i macchinari siano sempre puliti, lubrificare le cose, fare i controlli sui pezzi di ricambio. Ok, qui dobbiamo dare energia a questo, ma se questo si apre? Quindi possiamo andare nel forno, no? Oh, non è che si accende? No. Ci serve una mano verde. Mold slot. Slot dell'ingranaggio. E dove lo trovo l'ingranaggio? Questo? Ah, ok. Beh, aveva la forma di quell'ingranaggio, quindi ok, lo possiamo leggere? Gear mold, no, vabbè, ok. Ok. E mo? Qui? E mo che succede? Me lo sono sognato o non c'era prima l'ingranaggio giallo? Ragazzi, penso che questo video sia di lunghezza allucinante. Veramente, stiamo superando i record di lunghezza dei video, ragazzi. Ah, ok, ho premuto E a caso e ha funzionato. Ok. Ma poi, scusate, dove stiamo andando? Noi non dovremmo andare tipo col treno. Ma quindi sto forno non serve a niente? Cioè, io pensavo che ci dovessimo bruciare mammi. Mi sono tirato sulla felpa perché sto sentendo un po' freddo. Andiamo avanti. Non entrare, io entro lo stesso. E no, e dai, no, no, di nuovo, no, 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 no. Nel forno, nel forno, nel forno, nel forno, nel forno, nel forno, via, via, via. Chiudi sta porta, chiudi sta porta, chiudi là, via. Oh, sta fame, oh. Io capisco che abbiamo barato i suoi giochi, ma tanto lei penso ci avrebbe ammazzato ugualmente, quindi... Ah, ma si poteva aprire così facilmente stavolta, ci poteva massacrare. Vabbè, sarà andata qua sotto, non lo so. Vabbè. E poi è uscita da qui proprio come un ragno, vabbè, non ho parole. E mo? Mannaggia la miseria! Ma scusami! E mo? Oh, oh, apri, apri, oh! Che devo fare? Via, 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 oh! Guarda che... Ma guardala! Oh, via! Ragazzi, mi sto cagando sotto! Siamo morti! È crashato il gioco? Ma scusami, io volevo riscappare nel forno e lei mi ha chiuso la strada. Non puoi tornare qua dentro. Ok, non so se... vabbè. Qui crolla tutto, cioè veramente succede un casino. Sì, però a sto punto voglio finire perché... quindi lei adesso, cioè appena clicchiamo questa ce la ritroviamo davanti? Ok. Ok.
Via. Ok, questo giro siamo più fuori. Guarda come si allunga. Assurdo. Vedi che mette la ragnatela, che infame. Via, 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 via. Guardala, guardala, guardala. Via, 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 via. Scappiamo, via, via. Ok, qui c'è sempre un problema di quadrupede. Via, 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 via. Allora, perché non sono riuscito a prendermi qua? Sali, sali. Non riesco a salire in te. Terzo tentativo. Chissà se supereremo il record di Akiwaki. Ok, via. Allora, sono due volte che crepo nello stesso modo. E mi sta facendo un po' arrabbiare questa cosa, ragazzi, eh? Il barile, ragazzi, il barile. Sono morto per il barile. Il barile, ragazzi, il barile. Il barile. Allora, non so perché mi incastro. Non so perché mi incastro, ragazzi. Allora, vorrei capire perché non risale il personaggio qua. Non è il problema. Perché lei mi blocca qui. Non c'è proprio no, perché qui è pure bloccato. No. Non lo so, ragazzi, perché muoio in quel punto. Cioè, l'inseguimento è fighissimo, parliamoci chiaro. Cioè, pure lei in mezzo alle fiamme. Cioè, poi bisognerebbe analizzarlo proprio frame per frame. Perché è fighissimo. Però, sono tre volte che crepo nello stesso punto. Vai, carichi. Ho fatto un errore, ragazzi, ho alzato il volume. Mannaggia. Madonna, quanto è alto il volume? Esagerato, vedi che lei sta qua. Guardala, guardala. Vabbè, è fighissimo, però non si può di niente. Allora, riproviamo un po'. No, magari evitiamo. No, via, 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 via. Allora, perché muoio in questo punto fino al funesto? Oh, 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 ci sono riuscito. Vai, 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 vai. Oh, oh, via, via. Perché ci sono riuscito stavolta? Forse sono più veloce. Oh, via, via, via. Oh, 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 che devo fare? No, 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 che devo fare? Oh, via, via. Oh, via, 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 via. Oh, ma siamo matti? Ok. Oh, mamma mia, che inquietante questa cosa. Non lo so, non lo so. Ho fatto esattamente come prima. No, dai. No, dai. Eccola, eccola, carina. Oddio. Guardala. No, no, che fai? No, dai. Via, 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 via. Oh, 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 oh. No, Morella. No, vabbè, oddio, Morella è un cazzo, scusate. Pensavo si aprisse la porta! Ma prototype? Troppe cose. Allora, io pensavo di aprire questa e pensavo l'inseguimento continuasse. Invece l'ho triturata, porella. Mi ha ammazzato 4 volte, probabilmente mi avrebbe ammazzato 300.000 volte, però... Beh, ma minchia, rispetto a Kiwagi, questa è morta proprio male. Che poi, scusate, me lo sono sognato. Allora, vi dico la verità, io pensavo la bruciassimo Mammy Long Legs, perché c'era il cartellone di lei che aveva paura del fuoco, quindi io ipotizzavo, la lanciavamo dentro una fornace, non lo so. Ma ricordo male o c'era un cartellone che diceva... Nella parte finale proprio, quindi non so se era uno spoiler indiretto di questa cosa qui... Di non mettere la mano negli ingranaggi. E poi c'è finita lei. Questa cosa fa ridere. Io pensavo che quando fosse andata in modalità berserk, perché pensavo quando c'ha le pupille dilatate, io pensavo non parlasse più, perché per tutto il tragitto rideva, era completamente in rage. Invece poi si è rimessa a parlare ed era a me sembrata terrorizzata. Per quello dicevo poverina. Sembrava terrorizzata e ha detto: non ti rendi conto di quello che hai fatto? Mi hai reso parte di lui. Ok. Vabbè, poi lo riascolteremo quando rifaremo questa cosa nell'episodio extra. È uscito il prototype. Quello che io scherzosamente avevo detto che era il boss finale. Nel primo capitolo, perché finiva nel primo capitolo, noi sentivamo una VHS dove si vedeva questa mano. È quella super intelligente, no? Che è stato un errore crearla perché è super intelligente e ha fatto un sacco di casini qui dentro.
Mummy Long Legs, almeno quello che rimane, è diventata parte del prototype, che di fatto è una mano. Si è fuso con lei? Quindi pure Aki Waki è diventato... Ogni giocattolo che ammazziamo diventa parte del prototype, che diventa tipo un miscuglio di tutti i pezzi? Sarebbe fighissimo. Sarebbe fighissimo se nel capitolo finale, magari, non so, chapter 7, boss finale prototype, così con tutti i pezzi di tutti i nemici che abbiamo ammazzato durante il nostro viaggio, e si comporta come tutti i mostri. Sarebbe fighissimo. Non lo so, ragazzi, sono senza parole. Non mi aspettavo mai nella vita prototype, non mi aspettavo lei morisse così male. E infatti non ci ha dato il terzo codice, giusto? Questi li abbiamo letti prima. A parte questo, l'episodio verrà lunghissimo, probabilmente verrà più di un'ora questo episodio, però volevo parlare un attimo con voi, più che altro perché è la prima volta che lo faccio. A parte questo, l'inseguimento di per sé è fighissimo, mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto quasi di più di quello di Aki Waki. Poi questo continuo urlo, questi continui lamenti che lei fa, mi è piaciuto veramente tanto. Non capisco perché sono morto quelle tre volte nello stesso punto. Cioè, se premi tab... No, tab, scusa, se premi... il tasto per correre mentre sali lo fai più velocemente, io non lo sapevo, le prime volte, non lo so, ho dei dubbi, vabbè, ne parleremo nell'episodio extra. Sono confuso, ragazzi, sono un po' confuso, ve lo dico sinceramente, sarà che ho registrato tutto d'un fiato e forse l'avrei dovuto dividere in due parti questo episodio. Qui. Cioè, ma poi è fichissimo con lei, che quella scena con lei di infuocata è bellissima. Scusate, la cassetta, chissà quante ce ne siamo perse. Se ce ne siamo persi. Ma addirittura qui buttato per terra. Ma non c'è... Ah, mamma mia, non l'avevo... Harry, eccolo. Harry, eccolo. Sempre nel finale te lo mettono. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery, along with several other components, to create a laser pointer, which he then fired into the security. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialist still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence. End of log. Allora, prima cosa, perché è già il secondo capitolo che alla fine ti mettono la cassetta col prototype? È intelligentissimo, è di un'intelligenza sovrumana e mette paura alla sua intelligenza, oltre alla sua voglia di uccidere persone. Praticamente lui era rinchiuso in una cella, ha costruito una specie di piccolo laser e ha disattivato la telecamera che lo sorvegliava. Poi si sono riaccese le telecamere e lui era sparito. Hanno mandato una guardia pensando che lui fosse scappato. In realtà lui si era messo in un punto dove non era visto dalle telecamere, perché l'aveva disattivato con un laser. Hanno chiuso a distanza un'altra porta e sono riusciti a tenerlo, no? E quindi sono preoccupati per la sua immensa intelligenza. E hanno fatto un paragone con Aki Waki, dicendo che invece Aki Waki rimane l'esperimento perfetto perché di fatto è obbediente. A me non mi sembrava tanto obbediente. Rimane, invece Aki Waki rimane il giocattolo perfetto anche per la sua obbedienza e fedeltà nei confronti del padrone, insomma. E quindi tengono il prototype lontano da tutti gli altri perché hanno paura. Vabbè. A me manca ancora, però non credo troveremo ormai più i due trofei, ragazzi. Tutti i giocattoli appena. Non credo ormai rimanga tanto. Ma mi chiedo, ragazzi, dove è finita Poppy? E soprattutto il codice. Noi ci manca il codice. Che questo trenino sembra proprio finto, sembra un giocattolino. Tra l'altro mi è venuto in mente il trenino del primo episodio, ragazzi. Vi ricordate quanto tempo ci ho perso con quell'enigma? Ah, posso arrivare fino laggiù? Wow. Game Station. Guarda com'è contenta, mamma. Claw. È un trofeo. È un trofeo. Il trofeo del prototype. Guarda che come è fatto strano. Ragazzi, completamente a caso. Quindi ce ne rimane uno, mannaggia. Mi ritengo abbastanza bravo, dai.
Io stavo vedendo l'orologio di mammi e poi ho visto sto coso appeso, dico, ah, un altro banzo bagno appeso. Allora, fatemi capire, ma qui è dove mammi ci guardavano? No? Mi sta prendendo dubbio se pure l'altro trofeo appeso. Io pensavo fosse un giocattolo appeso. Vabbè, andiamo. Qui secondo me è dove ci sorvegliava mammi, no? Non l'avevo vista. Poppy? Porella, è intrappolato nelle ragnatele. Aspetta un attimo, Poppy, fammi un attimo. Ok, un foglio. Ah, due. Ok. Ah, c'è pure il codice. Cos'è il codice? 1, 2, 4, 3. Ok. Poppy, rimani un secondo lì. Hai aspettato fino a mo'. Fammi un attimo, leggi i fogli. Mo' si arrabbierà tantissimo. Allora, gli ultimi due. Abbiamo trovato altri due fogli. Ok, sta facendo un riassunto di quello che vede praticamente dall'alto quando i bambini giocano. Non c'è molta luce. Lo so che qua sotto non arriva molta luce. Beh, grazie, siamo negli abissi infernali. Sto pensando di mettere alcune finestre finte. Ah, per fargli credere che c'è stata la luce del sole. Ah, beh, complimenti. Questo underground place, quindi questo posto sottoterra, ha delle finestre finte. Grandi luci con dei grandi. Quindi dovremmo mettere delle grandi finestre con grandi luci, insomma, appunto, dei grandi vetrate, rendendo questo posto molto più accogliente. E questo invece? Oh, lo è impazzito lo zoom. Proctoring the game station. Ah, queste sono delle regole. Il treno arriverà alle 8. Mazza, puntualissimi questi treni. Tutti i bambini devono entrare bene nella stazione. Solo un bambino alla volta dovrebbe giocare a ogni gioco. Ah, non sono più di uno. Ok, quindi uno proprio, ok. Registrare ogni performance di ogni bambino a ogni gioco. Date tutte le informazioni a Mir Stella Graeber. Stella, penso sia, abbiamo già sentito, è quella della vecchia videocassetta, che insomma sembra un personaggio abbastanza importante. Ok, adesso liberiamo Poppy. Poppy, eccola. Contenta Poppy? Ti ho fatto aspettare? Did you kill her? Good. Ha detto se la... Abort the train. We need to leave. Mi sembrava più arrabbiata del solito, non era come l'abbiamo lasciata? Devo pensare che Mammy Longlegs l'abbia maltrattata, forse è stanca? Mi sembrava un po' più arrabbiata del solito. Vabbè, forse è rimasta appiccicata con la ragnatela per chissà quanto tempo, quindi. Cioè, lei di fatto è allo stesso livello di Mammy Longlegs. Di intelligenza, di comportamento, ha sfaccettature di carattere. Quindi ci sta. Cioè, sono umani. Quindi ormai io comincio a dare confermata la teoria che i bambini diventavano giocattoli. In qualche modo. Non so come, non so perché. Però di fatto i bambini diventavano giocattoli. 1, 2, 4, 3. Ok. Allora, dobbiamo fare il codice. Ragazzi, lo so, episodio lunghissimo. Andiamo. Sarà un delirio editare sto video. Che ho rotta. Oh. Mi sono fatto malissimo. Perché mettono poi sti scemi? Ma come fanno i bambini a non farsi male? Always stick with Bud. Ok, siamo usciti. Staffone. E noi siamo ribelli. Ma perché mettono gli occhi su qualsiasi cosa? Pure sul treno l'occhi. Mettere gli occhi dappertutto. Ok, vediamo. Ah, ok, vai. Che poi, scusate, mi sta venendo un dubbio, ma... A parte che mi pare che si poteva entrare pure dall'altra parte, no? Ma quindi io potrei skippare tutto il gioco? Cioè, se i codici sono questi, se adesso mi scrivessi su un foglio di carta i pezzi del codice, quando mi sblocca la Game Station, io potrei andare via col treno, skippare tutto. Ah no, devo sbloccare la mano verde da Banzo Bunny. Poi torno indietro, metto il codice e vado via. Quindi questo qua si può fare una speedrun incredibile. Vabbè, non la faremo perché dobbiamo recuperare l'ultima statua e magari ci siamo persi con una videocassetta. Allora, prima Banzo Bunny. Ok, così. No? Banzo, Kissimissi. Ok. Rosso, giallo, rosso, blu. Rosso, giallo, rosso, blu. Quindi il primo è l'ordine, poi i colori. E l'ultimo. Uno, due. Ah, il codice. Ecco fatto. Ah, ok. Ah no, ok, era solo quella leva. A che serve sta leva rossa? Vabbè. Ciuff ciuff. Ma Poppy dove sta in tutto questo? Cioè, sta sul treno pure lei? Che poi, scusate, ma dove stiamo andando noi? Cioè, noi stiamo andando via? Cioè, noi possiamo uscire col treno? Figo. Dai. Ciuff ciuff. You saved me. Okay. You are perfect. Too perfect to lose. Sei troppo... I'm sorry. I
can't let you leave. Come, scusa? I've never met anyone like you. Come? Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. Know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What if... Ci ha culato. Bene. Traditrice. L'avevo pure aiutata. Che stupidi. Sinceramente non pensavo fosse cattiva pure lei. Giustamente mi direte, ragazzi, è un giocattolo, tutti i giocattoli adesso sono cattivi. Dovevi aspettartelo, va bene, avete ragione anche voi. Cioè, non mi aspettavo ci tradisse. Ha detto, noi siamo troppo perfetti e gli serviamo per qualche cosa. Non sta andando troppo veloce questo treno? Cioè, ci ha detto, noi siamo troppo perfetti, gli serviamo a qualche cosa, lei sta... E poi si è lamentata del fatto che è stata chiusa, ecco perché forse era chiusa Poppy, perché era cattiva pure lei, e noi siamo, l'abbiamo liberata, cavolo. Oh, lei ha sto cosa, oh, oh, oh! Ah, lo posso fare. E questo freno è proprio utile, ragazzi, è proprio utile sto freno. Oh, oh! Playcare. Non era dove mandavano i bambini, dove hai giocato? Wow. Finisce così? Cavolo. Bravi tutti, che devo fare? Mi è perduto un botto, cavolo. Wow, veramente. E che devo dire, ragazzi? Vi ho detto tutto, sinceramente. A parte, ho talmente tanta roba in testa, ragazzi, che sono cotto. Volevo pure finire di registrare lo special, non credo farò mai in tempo perché è tardissimo. Ora ho ancora più voglia di giocare il 3, che non so quando uscirà. Io non ho neanche visto i trailer, e anzi ve lo voglio ridire. Registrerò prima l'episodio extra, magari ormai per voi sarà più prossima settimana. Perché scherzando e ridendo, io ho quasi un mese che sto sul capitolo 2. Voi lo state guardando più in maniera continua, però io l'ho registrato, ragazzi, pensate, prima di Natale, a Natale, Capodanno, Befana, e adesso l'ho finito. Devo registrare l'episodio extra, perché voglio recuperare l'ultimo trofeo, ci siamo persi qualche videocassetta, quindi vorrei aspettare l'episodio extra e poi fare un episodio delle reaction su tutti i trailer del capitolo 3, perché non so niente del capitolo 3. Sono riuscito a chiudermi, non so niente, proprio niente. Mi è piaciuto veramente tanto. Vabbè, poi ovvio l'abbiamo giocato in inglese, non c'era la lingua italiana, quindi probabilmente un po' di cose me le sarò perse. Mi ritengo abbastanza soddisfatto come prima run sul capitolo 2. Mi è piaciuto tanto. Mami Longlegs è un personaggio veramente particolare. Mi è piaciuto, vorrei dire altre cose, però sto un po' in confusione. Non mi aspettavo il tradimento di Poppy, come non mi aspettavo che si rivelasse il prototype, lei che moriva in questa maniera così violenta rispetto a Kiwaki, che vabbè, è cascato, ha sbattuto la testa, però boh, non lo so. Cioè, questa mi dà l'idea che è morta, Kiwaki non lo so. Cioè, si potrebbe essere appeso in qualche tubo a Kiwaki, no? Forse era scontato, cioè non c'è un giocattolo buono qua dentro, il senso è questo. Sono tutti cattivi. Però mi chiedo, se veramente questi giocattoli sono ragazzini, quando tu trasferisci un bambino in un giocattolo diventa cattivo, giustamente? Non lo so. Rifarò un altro episodio extra, vi taglierò tutto, ragazzi, vi metterò proprio le scenette extra quando recupereremo il trofeo, perché un altro episodio di un'ora troppo lungo. E poi faremo una bella reaction, partiremo col capitolo 3, non so quando uscirà. Quindi niente, ragazzi, che il coso sia con voi, vi ringrazio per aver seguito questa serie, ci vediamo nell'episodio extra che uscirà, spero. Io lo registro prossima settimana, voi lo vedrete probabilmente fra due. Forse probabilmente per fine gennaio. E niente, che cosa c'è con voi e ci vediamo al prossimo episodio.